per la copertura di Ragusa con dei trasmettitori che dovremmo mettere a disposizione noi come Deriblea. La RAI non si preoccupa molto di andare a soddisfare le esigenze dei loro clienti, perché noi siamo dei clienti che pagano tantissimo. Vi ricordo che purtroppo Deriblea, come le altre emittenti, paga circa 33-34 mila euro l'anno, quindi intorno a 100 euro al giorno per vedersi, e voi sapete che su Ragusa non si vede, si vede a Pozzallo, saluto gli amici di Pozzallo, di Giarratana, di Monterosso, di Vittoria, di Comiso, buona parte di Chiaramonte Gulfi, però purtroppo nell'area di Ragusa non c'è proprio la copertura che dovrebbe esserci, e su questo stiamo lavorando. Come vi dicevo, abbiamo incaricato uno studio tecnico che ha realizzato un progetto, e questo progetto è stato già sottoposto alla RAI e poi lo dovremo mandare al Ministero. Speriamo di riuscire a fare qualcosa in tempo. È chiaro che la campagna elettorale noi la stiamo svolgendo soprattutto utilizzando anche i media, cioè il web, perché ormai va molto di moda il web, e come vedete ci sono da tutte le parti vengono fuori post, vengono fuori notizie rubate, frasi rubate. Anche questo è molto immorale, ed è anche immorale il fatto, incredibile a dirsi, che magari, come è accaduto in altre volte, in altri casi, uno vede una persona in grande difficoltà che sta per essere uccisa, come è accaduto da a botte, però non si preoccupa di intervenire e invece fa la ripresa di quello che sta accadendo per metterlo sul web. Questo è molto brutto. Diciamo, io se intervengo poi quello piglia la legnata, magari a mio, lo capisco, però non è neanche bello pensare di fare il video per fare, che so, visualizzazioni e lasciare morire la gente. Questa non è una bella cosa. Allora, ci sono molte frasi, molte cose che vengono dette in giro, e purtroppo su questo si basa non solo la campagna elettorale, ma anche tutta una serie di discussioni che si fanno in città. Vi faccio un esempio. L'esempio facile da fare è quello che riguarda Vittoria. A Vittoria, un po' come a Ragusa, che non è che siamo diversi, a Vittoria c'è stata una forte lamentela per quanto riguarda l'assistenza medica ospedaliera con il pronto soccorso in difficoltà, e il sindaco di Vittoria, Cicciaiello, ha fatto un post nel quale appunto lamentava questa situazione, che molti cittadini di Vittoria avevano delle difficoltà andando a finire in ospedale ad essere curati. E questo dobbiamo dire che succede anche a Ragusa, l'abbiamo visto in altre occasioni. Ci sono molte liste di attesa, o meglio, è molto lunga la lista di attesa quando si va in ospedale, perché alla fine c'è uno o due medici massimo, generalmente è uno solo del pronto soccorso, che deve pensare a 20, 30, 40, 50 contatti, interventi. È chiaro che poi alla fine c'è qualcuno che resta lì 4, 5, 8, 10 ore e poi non ce la fa più, e magari ha anche delle complicazioni gravissime. Allora è successo questo: il sindaco di Vittoria è intervenuto, l'onorevole Aiello, è chiaro, da primo cittadino, ma anche da responsabile della sanità della città, è intervenuto con un post in cui in qualche modo ha segnalato questa situazione difficile. C'è stata anche la risposta da parte dell'ASP. Come al solito ci sono delle incomprensioni. Il sindaco Aiello ha voluto puntualizzare che non ha nessuna intenzione di parlare male dei medici o del sistema sanitario, ma da primo cittadino ha il dovere di interessare le autorità, di informare le autorità e dire appunto quali sono le cose che non vanno. Questa è certamente una cosa che un sindaco deve fare. Quindi sono solidale con Aiello, ed è chiaro che
dal punto di vista speculativo ci sono stati parecchi interventi, sia in campagna elettorale c'è un intervento del candidato Guerrieri del Movimento 5 Stelle che dice che appunto il sindaco ha il solito atteggiamento forte e poi segnala anche Guerrieri la situazione della sicurezza nella città che pare che tutta Scoglitti non stia andando come dovrebbe andare. Quindi un invito al sindaco a stare un po' più attenti, ma anche questo è un problema che non riguarda solo la pubblica amministrazione, o meglio l'amministrazione comunale, ma ci vogliono anche le altre forze dell'ordine per migliorare il controllo sul territorio. Questo è uno sforzo che il prefetto ha più volte messo in essere, però sappiamo che le forze dell'ordine sono quelle che sono. A proposito di forze dell'ordine, sabato dopodomani ci sarà anche un cambio della guardia per quanto riguarda il comando dei carabinieri provinciali di Ragusa. Noi saremo presenti, cercheremo di vedere quali sono i cambiamenti che si faranno. Detto questo, andiamo a parlare di una cosa di cui ieri avevamo fatto cenno, che era la storia della fiera agricola del Mediterraneo che la Camera di Commercio non può fare, proprio per motivo, direi, burocratico, non c'è la governance, non c'è l'amministratore, non c'è il presidente, non c'è nessuno che possa deliberare questa spesa e quindi la Camera di Commercio del Sud-Est, la Super Camera di Commercio, ha declinato lì il compito, cioè non ha pensato a fare la fiera. A quel punto ci sono stati degli interventi abbastanza pesanti, l'onorevole Di Pasquale, la CGIL, altri organismi hanno detto che sarebbe un grande peccato non fare la fiera agricola del Mediterraneo a Ragusa, 47esima edizione, cosa del genere. In tarda serata, ieri, il sindaco Cassì ha mandato un comunicato e noi lo abbiamo pubblicato dicendo ci penso io. Ci penso io nel senso che non poteva restare insensibile al grido di dolore degli agricoltori e degli allevatori e praticamente ha detto che avrebbe messo dei fondi per fare la fiera agricola. È chiaro che il Comune non è in grado di affrontare per intero la spesa, ricordo che qualcosa come 250 mila euro, qualcosa del genere, ora non mi ricordo esattamente, ma mi pare che costi tanto la fiera agricola fra stand, organizzazioni e compagnia bella. Quindi probabilmente il Comune non ha questa cifra, però chiede aiuto anche a degli sponsor e a chi voglia mettersi a disposizione per far sì che questa fiera venga fatta. C'è una difficoltà però naturalmente in questa storia dal punto di vista della immagine. Infatti, sono intervenuti alcuni politici, direi in questo caso le persone del Movimento 5 Stelle, Tringali ed altri, che hanno preso un po' in giro il sindaco chiamandolo addirittura Superman, perché quello che sembra è che il sindaco riesca a intervenire in qualunque momento e possa fare qualunque cosa, quindi dice Tringali, mi pare anche è un altro, forse più Ringeli, che il sindaco forse sapeva le cose come sarebbero andate. Non è una follia, considerate che nella giunta del sindaco c'è anche l'assessore Licitra, che è il massimo funzionario della Camera di Commercio, quindi non è escluso che la Licitra abbia avvertito il sindaco dicendo guarda che quest'anno noi non riusciremo a farla e che quindi il sindaco in qualche modo si era premunito, aveva cercato di organizzarsi. Ora, a me che sia Superman, che non sia Superman, che non ce la faccia, insomma, che era preparato o non era preparato, non è che interessa. La cosa interessante è che forse, ecco, se ci si mette tutti a lavorare, la fiera si faccia. Cosa cambia se non si fa? Non succede nulla, questo è chiaro. Però il fatto che da tanti anni questo appuntamento è così sentito, ma anche per la gente, perché non dimentichiamo che ogni anno ci sono migliaia di persone
che vanno a vedere la fiera, passeggiano, fanno, degustano, insomma, è un appuntamento che va oltre il solo impegno degli allevatori e degli agricoltori. C'è anche proprio un impegno quasi turistico, una cosa per passare il tempo proprio. Godereccio, perché poi piace a tutti comprare la ricotta, il salame e cose del genere. Quindi, non è che mi interessa che forse se l'aspettava, mi interessa che si faccia. Non succede niente se non si fa, ma riuscire a farla nonostante le difficoltà e la mancanza anche della Camera di Commercio sarebbe comunque un fatto assolutamente positivo. La Camera di Commercio, lo sapete, è praticamente ancora in alto mare. Non ci sono novità e non cambierà nulla se prima non si arriva alle elezioni con un nuovo presidente della regione, perché quello che bisognerà fare, se lo vogliamo fare, se lo vorranno fare, è quello di fare una legge per cui sia concesso di fare un'altra Camera di Commercio, quindi quella di Ragusa e Siracusa da parte, quella di Catania da sola e poi quelle di Caltanissetta, Trapani e le altre da sole. Quindi Siracusa e Ragusa dovrebbero andare da sole, ma questo solo se il Presidente della Regione riuscirà a fare una legge per permettere questa altra Camera di Commercio, e poi sarebbe la 61ª Camera di Commercio in tutta Italia. Renzi ne ha fatto cavolate, e questa una delle tante che ha fatto, come per esempio la questione delle province, che solo per questa Renzi bisognerebbe fargliela pagare politicamente parlando, naturalmente. Come la questione delle province. Non dimenticate appunto che Renzi decise anche di cancellare le province, ma le province sono state cancellate praticamente solo in Sicilia, perché poi nelle altre regioni ci sono, si fanno le elezioni regolari, ci sono i presidenti delle province, tutto funziona regolarmente. Solo noi, con Lombardo allora, che iniziò con i commissariamenti, ma lui aveva un'altra motivazione che era quella dell'aeroporto, era tutta una questione politica ben diversa. Poi arrivò Crocetta, il colpo di scena nella trasmissione alla 7, quando disse: domani cancello le province. Anche Crocetta è un altro che dovrebbe essere punito dal punto di vista politico. Ora c'è Giancarlo Cugnata, per quello che vale. Giancarlo Cugnata è candidato per Forza Italia qui a Ragusa. Giancarlo Cugnata promette che se riuscirà ad essere eletto, ci sarà un impegno per quanto riguarda le province, cioè il cercare di rimettere in piedi le province siciliane. Non è una cosa facile, ma non è neanche una cosa difficile. Attenzione, perché noi, con il famoso articolo 9 di una volta, siamo un libero consorzio. Ma questo libero consorzio ha praticamente le stesse caratteristiche delle province. Allora si dovrebbe rimettere in moto una macchina che non è impossibile fare. Quindi apprezzo certamente l'idea di Giancarlo Cugnata. Casomai, perché no, sarebbe molto interessante. Ora andiamo a chiudere questo mio spazio con un appunto che riguarda l'economia. Come avete visto, c'è il problema per esempio della raffinazione del petrolio. Oh, guardate che i russi ammazzano i responsabili. Mi pare che sia morto il vicepresidente della Lukoil, non si sa come, insomma, sono cose un po' strane stanno accadendo in Russia. E però, se è vero che la Lukoil andrà a chiudere, sarà una grossissima crisi economica per la nostra Sicilia, senza andare poi a considerare i costi per quanto riguarda il carburante. Quindi speriamo che anche lì il nuovo governo riesca a fare qualcosa prima che l'embargo sia totale, un embargo che arriverà a dicembre. Sul prezzo del carburante, delle bollette, lo avete visto tutti, sono esagerate, ci sono delle speculazioni incredibili. Cercare di colpire gli extra profitti è il minimo. Cosa vuol dire gli extra profitti? È chiaro che con questi aumenti chi va a guadagnare in percentuale sono le ditte che fanno energia, che vendono energia, e quindi vanno a guadagnare molto di più. Ed è giusto che vengano in qualche modo ridotti questi profitti di queste ditte. Quindi l'extra profitto è giusto che sia tassato. Ora,
Acea ha fatto ricorso, ma è immorale pensare che possa speculare sulla pelle dei cittadini. Direi che tutti quelli che hanno Acea come fornitore dovrebbero mandargli una lettera e dire: ma non è un po' esagerato il guadagnare sulla pelle dei cittadini? Poi c'è la speculazione enorme anche con l'inflazione e cose del genere. Un po' tutti sono in difficoltà anche, per esempio, tutti coloro che fino ad oggi hanno avuto dei risparmi in banca. Le banche non possono più garantire i risultati che avevano prima, e molta gente sta perdendo soldi con i depositi nelle banche. Anche qui le banche dovrebbero dire la cosa come stanno e invitare i cittadini a scegliere se continuare o meno. L'ultima cosa, e vi lascio con questo servizio, riguarda una conferenza stampa, un incontro che c'è stato qualche giorno fa a Maria di Ragusa, quando il sindaco ha presentato una serie di interventi che riguardano la pubblica istruzione, interventi di infrastrutture, soprattutto a Maria di Ragusa, con un asilo da 5 milioni di euro, insomma tante cose interessanti che servono a dimostrare come appunto il Comune di Ragusa è molto interessato alla questione della pubblica istruzione, dei servizi nel piccolo centro di Marina di Ragusa, che è stato al centro dell'attenzione per tutta l'estate. Ora, appena passa, diciamo, l'addio all'estate, appena passa la grande bagarre, si torna ad essere un piccolo centro, ma tanta gente ormai ha deciso di vivere sempre a Marina di Ragusa, quindi c'è bisogno degli asili nido, delle scuole, perché crescono gli abitanti, è giusto che Marina abbia i servizi giusti. Allora, vediamo questo servizio che è stato realizzato da Stefano Ferrera. Sindaco Peppe Cazzi, oggi la presentazione dei progetti scolastici relativi ai fondi del PNRR. Dunque, che cosa dobbiamo attenderci in particolare da questi progetti? Quali sono le tempistiche e anche come si traduce lo sforzo del Comune di Ragusa in termini di somme, di cifre, di finanziamento? Sì, il Comune di Ragusa si è dato molto da fare per bruciare le tappe, per andare dietro le tempistiche veramente accelerate che imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Con i nostri uffici tecnici siamo riusciti a presentare degli schemi progettuali che sono stati ritenuti idonei e ammessi a finanziamento, in particolare la scuola dell'infanzia di Marina di Ragusa, un progetto da 5.800.000 euro che è stato ammesso a finanziamento senza riserve, sono una decina in tutta la Sicilia, quello di Ragusa addirittura è il più oneroso dell'intera Italia, stiamo parlando di 5.800.000 euro. E un altro progetto si riferisce all'asilo di Marina di Ragusa e un altro progetto sempre di un altro asilo invece ricadrà su Ragusa, su via Australia. È chiaro che oggi siamo qui a Marina di Ragusa perché vogliamo evidenziare il fatto che c'è la nostra grandissima attenzione su questa località, su Marina di Ragusa. Quello che è mancato negli anni è stata anche una scuola dell'infanzia, un asilo, e noi stiamo colmando questa lacuna. Sappiamo che sempre più genitori con bambini piccoli fa la scelta di vita di venire a risiedere a Marina di Ragusa, quindi effettivamente con le scuole che ci saranno a breve, perché poi le tempistiche del PNRR sono tempistiche rapide, le procedure sono accelerate rispetto a quelle ordinarie, ulteriormente accelerate, e quindi speriamo veramente con tutti gli altri lavori che sono in corso a Marina di Ragusa, di rendere questa che è ancora una frazione, che è una frazione di Ragusa, renderla sempre più attrattiva, sempre più fruibile, sempre più vivibile, sempre più luogo scelto anche dai ragusani per venire a stabilire la propria residenza. Si è parlato anche nel corso della presentazione, le ha parlato di una crescita, un progetto totale nell'ottica della crescita formativa dei giovani, anche dell'università, insomma, quindi è un progetto a lungo raggio. Sì, diciamo che l'amministrazione ha avuto un'attenzione particolare sulla formazione dei propri ragazzi, dei giovani, perché a questo punto possiamo dire che da 0 anni, quindi da appena nati fino al completamento del percorso universitario, il Comune mette a disposizione, o comunque contribuisce a mettere a disposizione di tutti i ragazzi, tutti i nostri ragazzi, un'offerta formativa che migliore possibile. Parliamo non solo quindi di nuovi asilo, di nuovi poli dell'infanzia, di nuove università, quindi un corso di laurea nuovo, ma parliamo anche di strutture edilizie dove queste attività vengono svolte, perché sono dei programmi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza di quasi tutte le scuole ragusane. Questo significa appunto una particolare attenzione verso il settore dell'adolescenza, diciamo, dei ragazzi, quindi da 0 a 23, 24, 25 anni, quindi dalla prima attività scolastica, diciamo così, dagli asili nido fino alla laurea.
laurea. Il comune di Ragusa, la città di Ragusa offre e offrirà sempre più ai propri ragazzi delle opportunità straordinarie. Vogliamo che sotto questo aspetto Ragusa sia un'eccellenza nel panorama siciliano. Assessore Giovanni Agono, oggi la presentazione dei progetti relativi al PNRR, progetti scolastici, esattamente ecco, di cosa si tratta, cosa c'è in cantiere, che tempistiche soprattutto bisogna tenersi. Siamo molto soddisfatti perché il progetto che abbiamo presentato l'anno scorso nell'aula consiliare pensavamo a un finanziamento da parte del comune stesso con un mutuo eccetera, abbiamo avuto la possibilità del PNRR, abbiamo avuto finanziato 5.800.000 euro per il progetto presentato relativo alla scuola dell'infanzia, quindi scuola materna fino a 9 sezioni, ed è il progetto 5.800.000 più elevato come importo di tutta Italia, abbiamo visto dalla graduatoria. Poi abbiamo avuto anche un altro finanziamento che riguarda l'asilo nido che abbiamo presentato sempre l'anno scorso per 2 milioni, ma avremo ora 3 milioni perché hanno fatto l'allargamento ulteriore, quindi saranno 5.800.000 più 3 milioni che riguarda l'asilo nido, e si va a comporre quel polo educativo che avevamo pensato su Marina di Ragusa. Voglio ricordare che oggi sono quasi 150 i bambini che sono da 0 a 2 anni a Marina di Ragusa e non hanno un asilo nido, non c'è un asilo nido nel 2022. Marina di Ragusa non c'è una sirena, quindi già ci abbiamo pensato un anno e mezzo fa, 2 anni fa, l'abbiamo colmato, stiamo cercando di colmare questa lacuna perché devono andare fuori, ma poi soprattutto il progetto anche della scuola materna, è un progetto innovativo di bioedilizia, con i tetti saranno a giardino 12.000 metri quadrati, ci saranno dei verdi e dei alberi per i ragazzi, ci sarà la razionalizzazione delle risorse idriche e saranno 9 sezioni che andranno a colmare 225 bambine di scuola materna. Pensiamo che l'anno scorso c'erano solo 5 sezioni di scuola materna, abbiamo portato a 6 le sezioni di scuola materna, ma ci sarà fabbisogno da qui a qualche anno per 225 bambini. Abbiamo pensato al massimo che si può fare di sezione per la scuola materna, quindi sono progetti molto importanti. Un altro progetto è stato approvato, che riguarda 1.250.000 euro su Ragusa per un asilo nido che sarà realizzato in via Australia, e quindi è una cosa molto importante. Considerate che Marina di Ragusa rispetto a Ragusa cresce al ritmo demografico di almeno 20% nel corso di questi 20 anni. Noi in 20 anni siamo passati a Ragusa da 8.000 quasi 300 bambine che andavano dalla scuola dell'infanzia, quindi dalla scuola materna alla scuola primaria, alla scuola elementare, alla scuola secondaria di primo grado, che sono le medie di 8.300, siamo passati a 6.400 ragazze, abbiamo perso il 23% di ragazzi per il calo demografico, però questo a Ragusa, a Marina invece succede il contrario, aumento del 23%, quindi così stiamo pensando non solo per il presente ma soprattutto per il futuro, a fare in modo che non ci siano più carenze per quanto riguarda i ragazzi, per quanto riguarda l'educazione, per quanto riguarda le realtà scolastiche. Assessore Giovanni Giuffrida, dunque presentazione dei progetti scolastici relativi ai fondi del PNRR, ecco quanto c'è in questo senso dell'assessorato ai lavori pubblici, quanto lavoro è stato fatto, quali sono stati gli sforzi e che tempistiche bisogna attendersi da queste realizzazioni? Lo sforzo è sinergico di tutti gli assessori e più uffici. Come ha ricordato il sindaco, questo è l'esempio emblematico di un lavoro di squadra fatto dall'edilizia scolastica, a cui ricordo l'assessore Iacono, io i lavori pubblici, l'assessore Giuffrida, assieme ai due uffici. Ma perché? Perché i tempi dettati al PNRR sono veramente stretti, c'è un lavoro di compilazione schede, progettuale iniziale che è abnorme, con dei tempi molto ristretti come prevede il PNRR. Ma non solo, la parte difficoltosa è stata prendere il finanziamento, ma altrettanto difficile ora è seguire il lavoro e far sì che questa opera venga realizzata con gli step che il PNRR ci detta, quindi uno step iniziale per il progetto esecutivo, poi ci sarà una gara che, visti i due finanziamenti da 2 milioni e 5 milioni e 8 soprattutto, hanno delle gare diverse, quindi con modalità e tempi diversi, l'esecuzione che è altrettanto difficile, a cui ricordo che bisogna stare sempre minuziosamente attento nel cronoprogramma, per portare poi, come prevede il PNR, l'esecuzione dell'opera nella sua totalità entro il 31 dicembre 2025.
assessore Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia, Priorità Assoluta, e si è parlato però anche di una problematica relativa al fatto che i giovani in Marina di Ragusa non hanno una struttura, diciamo, interna dove esercitare, no, l'educazione fisica piuttosto che sport comunque al chiuso, un problema che con l'inverno può diventare sempre più concreto. Si può fare qualcosa in questo senso? La struttura c'è, che in questo momento è inagibile, in quanto sono state delle copiose infiltrazioni che hanno determinato lo sfondellamento dell'intradosso del solaio e quindi non lo rende agibile la palestra. Il problema, l'abbiamo detto in conferenza stampa, questo esiste un progetto finanziato dalla Regione con i fondi PON, con il quale finanziamento si prevede il rifacimento totale della copertura. Siamo in attesa del decreto di finanziamento. Capisco e capiamo, l'abbiamo detto il sindaco, l'ha detto l'assessore Iacono, capisco anch'io, cioè, dobbiamo in qualche modo trovare una soluzione alternativa affinché questi ragazzi per questo periodo, fin quando non vengono realizzati i lavori che rendano di nuovo agibile la scuola, troviamo una soluzione. La soluzione, ora verificheremo lo stato se si possono fare degli interventi tampone per rendere agibile la palestra, alternativa utilizzare degli scuolabus o qualunque altro mezzo, vedremo, per poter utilizzare delle strutture qui vicine, sì, ci riferiamo alla terza struttura dei Gesuiti. Fino a dicembre sicuramente possono essere utilizzati i nuovi campi e il centro sportivo di Via Sirene. Fino a dicembre sicuramente il tempo è clemente, quindi a Marina poi le temperature sono sempre più alte rispetto a Ragusa. Quindi ci stiamo muovendo, oggi è stato sollevato il problema, cerchiamo di affrontarlo come sempre con massima serietà e in tempi celeri affinché i ragazzi possano in qualche modo avere anche questa possibilità sacrosanta, legittima, perché lo sport nella vita è tutto. Una delle cose più belle della vita per me è che guardiamo sempre oltre. Mi piace questa evoluzione costante. Progrediamo ogni giorno. Scopriamo nuove tecnologie emozionanti. E diamo un nuovo senso a chi siamo e a come viviamo. Perché in fondo siamo noi a dare forma al nostro futuro. E il vostro come sarà? I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Occupiamoci ancora di politica in questo contesto. Siamo a Modica. Nel pomeriggio di oggi si è svolto un incontro presso il comitato
UDC, vedete il sindaco di Modica Abate, un incontro per presentare il programma dell'UDC collegato in videochiamata anche Lorenzo Cesa, segretario nazionale, presente il segretario provinciale Silvio Omeli, un incontro importante per definire appunto i temi del programma, il programma che si incentra in particolare su temi come quello dei rifiuti come risorse, non come problema. È un altro contesto molto importante in questo senso, relativo all'attenzione alle famiglie e al sostegno massimo da fornire alle imprese. Cambiamo argomento. Nella giornata di oggi, questa mattina, si è svolto in comune a Ragusa un incontro, una conferenza stampa, nel corso della quale è stato presentato il progetto dell'associazione Mecca Melchita, nel corso della quale appunto si è vinto in maniera sostanziosa l'obiettivo. L'obiettivo è quello di fornire una distribuzione giornaliera di alimenti alle persone bisognose. In questo senso hanno collaborato il comune di Ragusa, ma anche quello di Ispica e Scicli. Vedete anche presente in conferenza in comune il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. Iniziativa finanziata per 190.000 euro. Un altro contesto molto importante in questo senso, è previsto che i soggetti privati che aderiranno possano beneficiare, pensa, di una riduzione consistente dei tributi. A tal proposito è intervenuto ai nostri microfoni il professor Claudio Conti, storico esponente di Lega Ambiente, che ha parlato in maniera esaustiva del progetto. Professor Claudio Conti, storico ponente di Legambiente Ragusa, oggi giovedì 1 settembre in comune è stato presentato il progetto dell'associazione Mecca Melchita per la distribuzione giornaliera di pasti alle persone bisognose. Dunque, in cosa consiste questa iniziativa e come si è articolata la sinergia con l'associazione Mecca Melchita? Stamattina si è presentato un progetto di distribuzione alimenti a famiglie in difficoltà su finanziamento della regione siciliana concesso all'associazione Mecca Melchita. È un progetto che, diciamo, è iniziato già qualche mese fa, si concluderà il 31 dicembre e prevede la distribuzione su diversi comuni della provincia, innanzitutto Ragusa, è il primo che è partito, poi è partito Scicli, partirà nel mese di settembre Ispica e molto probabilmente Pozzallo. A questo progetto di Mecca Melchita se ne affiancherà poi nel 2013 un altro che è già esistente su Ragusa, ma che, diciamo, era limitato al capoluogo, che è un progetto che si chiama Non Scado, che prevede il recupero di beni alimentari prossimi alla scadenza o non commercializzabili e per donarli a persone che hanno difficoltà, diciamo, come si dice solitamente, a far quadrare il pranzo con la cena. In questo progetto, si chiama Non Scado, dicevo, dove sono coinvolti sempre Mecca Melchita, ma anche Vocri di Ragusa e Legambiente Ragusa, si tenterà di diffonderlo anche in altri comuni. Innanzitutto bisogna dire però una cosa, che per la prima volta abbiamo dei partner, diciamo, importanti. Innanzitutto le tre amministrazioni comunali, Ragusa, Ispica e Scicli. Poi sicuramente l'ASP, che ha concesso, appena è stata fatta la richiesta, i locali dell'ex farmacia da adibire a sede di Mecca Melchita, che nei mesi precedenti distribuiva gli alimenti in mezzo alla strada. La Banca Agricola Popolare di Ragusa, che è stata fondamentale perché ha concesso la fideiussione necessaria per attivare il progetto, che altrimenti non sarebbe potuto partire. Una società locale, che è la SISAC, che ha concesso a Mecca Melchita la scaffalatura metallica per poter posizionare i beni da donare. Questo è un progetto, soprattutto non scado, perché l'altro si tratta soltanto di acquisire prodotti su finanziamento regionale. È un progetto dove fondamentalmente ci guadagnano tutti. È un progetto di carattere sociale e ci guadagnano le persone che oggi hanno difficoltà a, come dire, a portare avanti la loro vita.
e ci guadagna l'ambiente perché prodotti che sarebbero diventati rifiuti non lo diventano e quindi vengono riutilizzati, e ci guadagna dal punto di vista economico perché se quei beni fossero stati buttati dovevano essere smaltiti con un costo, come si sa oggi, veramente alle stelle, e questo costo sarebbe gravato sui cittadini attraverso la Tari. Quindi diciamo sono quei famosi progetti dove ci guadagnano tutti, e l'iniziativa di oggi tende, partendo da questi tre comuni e da alcune associazioni, perché bisogna ricordare che non c'è soltanto Mecca Melchita a Ragusa, il Vocher a Ragusa e la Gambiente a Ragusa, ma per esempio c'è Codice Rosso a Scicli, c'è un'altra la Caritas che si occuperà della distribuzione a Ispica, c'è un'altra associazione che se ne occuperà a Pozzallo. L'ambizione è quello di fungere da apripista e quindi fare sì che anche gli altri comuni possano aderire e possano anche trovare altri donatori. Viene subito in testa per esempio le aziende agricole, i mercati agricoli o i magazzini di lavorazione agricole che hanno tanto scarto che normalmente viene buttato. Ecco, in conclusione, come si traduce questo sforzo in termini di finanziamento, insomma di che cifre si parla? È interessante poi il concetto relativo al fatto che i soggetti privati che aderiranno a questa iniziativa potranno beneficiare di una riduzione dei tributi locali. Allora, sì, cosa importante, il contributo che Mecca Melchita ha avuto è di 192.000 euro, questo circa il 90% della donazione, altra parte a spese di gestione, era su un finanziamento di 5 milioni alla regione siciliana. L'altra cosa importante è questa, il comune di Ragusa ha già fatto, su richiesta di Legambiente Ragusa, una delibera di riduzione Tari per tutte le imprese che producono alimento, commercializzano alimenti e che li donano all'associazione di volontariato. Il comune di Scicli, abbiamo avuto un incontro col sindaco, si è impegnato a fare la stessa cosa e poco fa, durante la conferenza stampa, la stessa risposta è venuta dal sindaco Leontini del comune di Ispica. Quindi questo è un incentivo importante perché la Tari non è uno dei costi minori per le imprese, è un incentivo importante per le imprese a donare. Avete visto il servizio, iniziativa interessante, avete sentito iniziativa legata a un progetto di recupero degli alimenti che i supermercati non riescono a vendere, iniziativa molto significativa che vede il coinvolgimento, come sentito, di diverse realtà operanti nel territorio, significativo come detto anche l'apporto del comune di Ragusa che ha preso seriamente a cuore questo progetto. Adesso notizia di cronaca spiacevole che si è verificata nel pomeriggio di oggi in pieno centro a Comiso, una rissa tra extracomunitari a cui hanno preso o parte appunto circa mezza dozzina di soggetti extracomunitari in pieno centro, come detto, sotto gli occhi dei passanti increduli che hanno ripreso l'accaduto con i propri smartphone, immagini al vaglio delle forze dell'ordine. Al momento appunto sono allo stato attuale ancora in corso le indagini per far luce sulla vicenda e riuscire a capire cosa abbia scatenato la rissa. Fortunatamente non si sono registrati feriti, pare però che i partecipanti alla rissa fossero in preda ai fiumi dell'alcol. Ed è tutto per il telegiornale di questa sera, l'appuntamento con le prossime edizioni. Adesso vi lascio con un servizio di Italpress sulla tecnologia. In questo numero di Hi-Tech e Innovazione Magazine. Musk Twitter, la saga continua.
Cyber Security, più di 3.000 le imprese italiane anti-hacker. Metaverso entra nella campagna elettorale. Continua la saga tra Elon Musk e Twitter. Il miliardario americano aveva comprato la piattaforma social per 44 miliardi di dollari, per poi recedere dall'acquisto pochi giorni dopo, sostenendo che di essere stato ingannato da Twitter, che gli avrebbe comunicato un numero di account fake e quindi gestiti da bot inferiore rispetto a quello che Musk avrebbe poi trovato. La base è, diciamo, secondo la quale Musk avrebbe voluto e potuto acquistare era del 5% account fake. In realtà Musk sostiene che gli account fake e quindi governati da bot siano più del 30% e quindi account non monetizzabili. Ora Twitter si è rivolto alle corti americane chiedendo che Elon Musk rispetti l'accordo e paghi i 44 miliardi. Musk si è rivolto alla corte del Delaware denunciando Twitter, chiedendo che vengano aperti i libri, le carte, mostrati davvero quanti sono gli account fake. E tra l'altro la corte del Delaware ha già chiesto a Twitter che in qualche modo giustifichi o certifichi la quantità di utenti bot, ma da qui a ottobre, quando si dovrebbe tenere il processo, probabilmente ci saranno dei nuovi colpi di scena. Qualcuno è già stato, ad esempio Musk ha citato in giudizio Jack Dorsey, alcuni dei quali ritengono che sia anche un amico di Musk, è l'ex amministratore delegato di Twitter. Ha citato in giudizio il capo prodotto e ha citato in giudizio l'ex capo della sicurezza, Peter Zacco, che tra l'altro ha compilato un report di 84 pagine che ha spedito alla SEC, che è la commissione di vigilanza sulla borsa americana dove Twitter è quotato, scrivendo una serie di infandezze contro Twitter. In pratica Zacco dice che c'erano delle carenze e delle grandi negligenze nella gestione dei server obsoleti, grandi vulnerabilità e soprattutto la mancanza di un piano serio per risolvere queste vulnerabilità e per proteggere la sicurezza degli utenti. Ora, tutto questo mostra un quadro piuttosto complicato, e se la maggior parte degli osservatori fino a ieri sostenevano che Twitter fosse in netto vantaggio nella causa contro Musk, oggi i pesi sembrano equilibrarsi nuovamente. La prima udienza dovrebbe essere il 17 ottobre, il processo dovrebbe essere abbastanza veloce, si parla di 5 giorni, e nel frattempo però Elon Musk sembra non avere perso il buon umore, perché qualche giorno fa dalla sua piattaforma Twitter ha twittato e adesso compro anche il Manchester United, un tweet che poi è stato definito poche ore dopo da Musk stesso uno, ma che nel frattempo gli aveva fruttato oltre 500.000 mi piace. Insomma, da qua a ottobre ne vedremo, penso, ancora delle belle. Le imprese anti-hacker italiane sono ormai più di 3.000 e continuano a crescere. Negli ultimi 9 mesi i paladini della cyber security hanno infatti messo a segno un incremento superiore al 5% dopo il netto balzo del 32% fatto registrare nel biennio 2018-2020. Secondo un'elaborazione di Union Camere, Infocamere, pubblicata sull'ultimo numero del magazine digitale Union Camere, Economia e Imprese, lo scorso anno è proseguito anche l'aumento del numero degli addetti, che hanno superato le 23.000 unità, una media di 9 per azienda. La concentrazione più elevata di queste imprese si registra nel Lazio, dove al 30 giugno scorso avevano sede 708 imprese. Al secondo posto c'è la Lombardia, seguono Campania, Sicilia e Veneto. Sul fronte degli addetti, le imprese che hanno creato più opportunità di lavoro sono localizzate in Lombardia, Lazio e Trentino Alto Adige, che con i loro 18.000 addetti rappresentano il 62% di tutto il settore. La Campania, al terzo posto in questa classifica, è la prima tra le regioni del Mezzogiorno con 1.461 addetti e il 5% del totale. Le elezioni del prossimo 25 settembre sotto un nuovo punto di vista. Il metaverso entra nella campagna elettorale e lo farà utilizzando la tecnologia del gruppo MetaWorld. I tecnici della società milanese stanno preparando spazi, luoghi, teatri, studi virtuali, all'interno dei quali i candidati alle politiche potranno realizzare comizi, incontri, interviste ed essere seguiti da milioni di persone.
Gli spettatori potranno interagire con il candidato come se fossero in presenza e scambiarsi le idee anche fra di loro. In sostanza è come se si fosse all'interno di una sede in cui si svolge un vero e proprio comizio. Basterà scaricare un'applicazione e iscriversi. Si avrà modo di assistere in diretta al comizio senza spostarsi da casa. Il candidato di conseguenza potrà raggiungere più persone possibili. Tutto ciò in collaborazione con Media Metaverso, la comunicazione diventa futuro, modello che rappresenta il nuovo sistema avanzato che si occuperà di notizie.